Siamo abituati a prepararci nella vita per tutto quello che dobbiamo fare. Ci prepariamo per un viaggio, ci prepariamo per un matrimonio, per una festa di amici. Ecco, per una gravidanza oggi ancora ci prepariamo poco. Il nostro ospedale è un ospedale di alta specializzazione. Qui arrivano persone che sanno di avere rischi e quindi hanno bisogno di prepararsi, hanno bisogno di avere il nostro supporto, il nostro aiuto. Hanno bisogno di imboccare una strada che è già organizzata per sostenerli nel desiderio di un figlio avendo un rischio. Chi sono queste persone? Coloro che hanno già un figlio malato, persone che hanno malattie rare, sono malate, ma possono avere un figlio, persone che hanno parenti con malattie o malformazioni. Per loro in un certo senso l'ospedale è un punto già di arrivo e anche di partenza di un progetto e noi siamo qui per loro. Però negli ultimi anni ci siamo resi conto che la popolazione generale, diciamo così, quella a cui noi attribuiamo il rischio base, io lo chiamo così, rischio base per avere un bambino, per pensare a un figlio, è 3%. Le persone della popolazione generale, persone sane, possibilmente giovani, oggi si aspetta troppo per avere un figlio, giovani, senza familiarità, comunque hanno un rischio base che è la probabilità che un bambino, un proprio figlio, nasca con un difetto congenito. Questo rischio è basso, è il 3%, sotto di quello non si può andare, però a volte si può avere, senza saperlo, rischi maggiori. Vi faccio qualche esempio. Essere fuori dal peso forma, obesità, essere forti fumatori, essere costretti a terapie che possono avere influenza sul feto, avere stili di vita, diciamo, pericolosi o inadatti a preparare l'organismo alla gravidanza, tutto questo può aumentare quel 3%. Avere situazioni familiari mai capite o non conosciute. Queste persone noi, diciamo, in ospedale le vediamo raramente, dobbiamo un po' andarle a prendere, dobbiamo invitarle, dobbiamo avvicinarle facendo loro capire che informarsi è fondamentale, informarsi per prepararsi. Ci sono diverse cose, abbiamo predisposto un tabellone per i nostri utenti di passaggio perché possano vedere in pochi punti le azioni per ridurre i fattori di rischio. Quel 3% possiamo abbassarlo un po', dobbiamo essere certi che non sia più alto, quindi prima di tutto non rinviare una gravidanza. Si desidera un figlio, bisogna essere onesti con se stessi, non si può fare quando si vuole. Ci sono tempi biologici, ci sono i tempi, diciamo, della sicurezza, dei rischi minimi. Ecco, bisogna pensare molto a questo. Oggi purtroppo siamo completamente fuori media. Gli stili di vita, alcol, fumo, non si può smettere di fumare 20 sigarette in un mese. Una malattia cronica non passa rapidamente, bisogna farsi valutare prima, test genetici necessari, bisogna avere tempo. Queste azioni devono partire da una buona informazione, devono essere inquadrate, non bisogna che ci siano, diciamo, speculazioni o bisogna essere ragionevoli, bisogna comprendere, bisogna decidere. Si può decidere quando si sa e per sapere bisogna essere informati. Diciamo che chi sa di avere un rischio alto, naturalmente per primo si fa avanti e chiede una consulenza e vuole sentire il percorso che lo aspetta quando partirà la gravidanza. Se una persona ha un rischio base, un rischio basso, magari non ci pensa, però ci sono situazioni intermedie in cui sappiamo che un nostro parente ha una disabilità, una serie di malformazioni, sono morti dei bambini piccolini nella nostra famiglia. Ecco, in quel caso dobbiamo venire prima a un servizio di genetica. Il genetista si preoccuperà di inquadrare l'evento che è accaduto nella famiglia, aiuterà a comprendere i rapporti di parentela, i livelli di rischio reali, eventuali test che si possono proporre per passare da probabilità a certezza. Non sempre è possibile, ma se non lo si fa, l'occasione può essere persa. Arrivare già in gravidanza in genere comunque uno svantaggio. La popolazione a basso rischio, diciamo, in Italia è molto trascurata, non ha occasioni e opportunità per chiarire i dubbi, per fare domande, per fare una verifica. L'ospedale non è stato tradizionalmente mai il luogo di queste persone, però noi lavorando qui da tanti anni con le famiglie ad alto rischio abbiamo capito che questo non può più essere trascurato. Noi vogliamo attrezzarci affinché tutti coloro che hanno bisogno di informazioni, che desiderano avere un rafforzamento delle proprie sicurezze, delle proprie orientamenti e scelte, possano avere accesso all'ospedale. E stiamo pensando proprio di costruire un percorso per la famiglia a basso rischio.